Il trasporto passeggeri su ferro in Abruzzo è in crescita. Lo rivelano i dati regionali di Trenitalia che con il nuovo contratto di servizio decennale 2023-2033 firmato lo scorso 21 dicembre con la Regione segna una nuova stagione nel trasporto ferroviario. A parlarne al TG8 è Bruna Di Domenico, direttrice regionale per l'Abruzzo di Trenitalia, società capofila del polo passeggeri del gruppo FS Italia. Nel confermare il volume dei servizi di trasporto che già Trenitalia svolge in Abruzzo, arriveranno 5 nuovi treni e saranno effettuati investimenti anche su impianti, tecnologie per un volume complessivo di 180 milioni, dei quali 150 a totale carico di Trenitalia. In questo momento siamo su un treno POP che ha delle caratteristiche particolari. Il treno POP è un treno di ultima generazione che ha il 97% del materiale riciclabile e consuma il 30% in meno rispetto a treni di passata edizione, quindi è sicuramente un treno green. Con il nuovo contratto di servizio è previsto l'arrivo di altri 5 POP di nuova generazione, di nuova versione, il primo dei quali arriverà alla fine del 2024. C'è anche la possibilità di caricare la bicicletta e una volta scesi continuare il proprio viaggio senza inquinare. Il trasporto bici è una domanda molto alta nella nostra regione anche per la presenza di importanti piste ciclabili che costeggiano la ferrovia. Su questa versione dei POP abbiamo più numeroso allestimento di posti bici oggi esistente in Italia su questa tipologia di treno. Portiamo 12 bici, ma in Abruzzo abbiamo anche specializzato alcune carrozze tutto bici che circolano dalla primavera all'autunno su oltre 20 treni regionali che offrono 64 stalli. Altra caratteristica è l'intermodalità. Sì, grazie a una collaborazione con TUA, noi a Pescara abbiamo attivato il link per l'aeroporto che l'anno scorso è stato acquistato in combinazione con il trasporto ferroviario da circa 5.000 passeggeri. Con un'unica transazione di acquisto è possibile munirsi dell'intera soluzione di viaggio con orari già coordinati. Quindi all'arrivo del treno si ha già l'orario coordinato della partenza di un bus verso l'aeroporto. Quali sono i dati che fotografano il trasporto passeggeri di Trenitalia in Abruzzo? Nel 2023 noi abbiamo trasportato oltre 4.200.000 passeggeri con un incremento del 15% rispetto all'anno precedente ed abbiamo quasi recuperato totalmente il livello dei passeggeri pre-Covid. Questa crescita è stata possibile anche grazie a uno sviluppo della domanda turistica. L'estate scorsa abbiamo inaugurato il Cerrano Line, un sistema di corse da Pescara a San Benedetto che ha trasportato circa 15.000 passeggeri e si affianca al Trabocchi Line e alla Terno Line. Oggi in Abruzzo il 96% delle persone esprime un giudizio positivo sull'esperienza di viaggio con Trenitalia, quindi siamo confidenti che continuando a lavorare sulla qualità e sulla specializzazione dei servizi possiamo avere in futuro più passeggeri.